Buonasera, questo fine settimana è caratterizzato dagli avvenimenti internazionali. In Libano ancora nessuna soluzione per la partenza da Tripoli di Arafat e dei suoi uomini. In Argentina le celebrazioni per il ritorno alla democrazia dopo 7 anni di dittatura militare. Ad Oslo la consegna del premio Nobel per la pace a Wałęsa, lo ha ritirato la moglie. E da Mosca la notizia dell'assenza della Romania da una riunione dei capi comunisti del patto di Varsavia. Approfondiamo questi avvenimenti. La presenza di alcune unità navali israeliane a poche migliaia dal porto di Tripoli ha fatto rinviare l'esodo dei palestinesi di Arafat da Tripoli del Libano. Secondo il portavoce dell'OLP, che è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, motovedette israeliane avrebbero bombardato le postazioni palestinesi per la seconda notte consecutiva. La notizia è però smentita da fonti militari di Gerusalemme. Il governo greco, che ha accettato di attuare l'operazione di esodo dei fedain da Tripoli, mettendo a disposizione 5 navi, ha chiesto ai paesi della forza multinazionale in Libano di fornire garanzie di sicurezza ora che tutto è pronto per la partenza. A Beirut il presidente Gemayel ha intensificato i contatti con i rappresentanti dell'opposizione per dare al paese un governo di unità nazionale. In Argentina oggi la cerimonia per l'insediamento del nuovo presidente Raúl Alfonsín e il ritorno alla democrazia. Ora, ha detto Alfonsín al Parlamento argentino, parlando al Parlamento argentino, è finita un'epoca segnata dalla immoralità, dalla violenza e dalla corruzione. Un centinaio di capi di Stato e di governo erano presenti a Buenos Aires. Per l'Italia il presidente del Consiglio Craxi, che ha incontrato nella sede della nostra ambasciata una rappresentanza delle madri degli scomparsi in Argentina durante gli anni della dittatura. Danuta Wałęsa, la moglie del capo del disciolto sindacato polacco Solidarność, ha ritirato ad Oslo il premio Nobel 1983 per la pace conferito a Lech Wałęsa, che è rimasto in Polonia. Danuta era accompagnata da uno dei figli. La cerimonia si è svolta nell'aula magna dell'Università di Oslo, presente la famiglia reale di Norvegia. Danuta Wałęsa ha letto il messaggio di ringraziamento che il marito ha indirizzato al comitato del premio Nobel per la pace. Nel messaggio Wałęsa riafferma solennemente gli obiettivi di giustizia e di libertà di Solidarność. Mentre Danuta Wałęsa ritirava ad Oslo il premio per la pace assegnato al marito, a Stoccolma sono stati consegnati i premi Nobel per la medicina, la fisica, la chimica, l'economia e la letteratura. L'agenzia sovietica TASS non menziona i rappresentanti della Romania fra i partecipanti alla riunione al Cremlino dei capi comunisti del patto di Varsavia, una riunione nella quale si discute anche degli euromissili e degli SS-20. L'assenza rumena avvalla l'ipotesi di un crescente disaccordo fra Bucarest e Mosca, e proprio oggi il quotidiano rumeno Scimpeia ha accomunato sovietici e americani nella responsabilità dell'attuale tensione internazionale. Ed è a Bucarest il segretario comunista italiano Berlinguer. È la prima tappa del viaggio che lo porterà anche a Berlino Est e Belgrado. Il viaggio di Berlinguer rientra fra le iniziative per superare la crisi nelle trattative fra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Oggi Berlinguer ha avuto 2 colloqui con il rumeno Ceaușescu. Le proposte avanzate da Bucarest per la ripresa delle trattative sono molto vicine a quelle del Partito Comunista Italiano. Rinuncia immediata all'installazione di nuovi missili sia ad est come ad ovest ed impegno di Mosca a dare il via ad uno smantellamento consistente dei missili già installati. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato la legge finanziaria e il bilancio dello Stato per il 1984. Da lunedì i 2 provvedimenti verranno discussi dall'Assemblea di Montecitorio. Vi sono tutti i presupposti, ha dichiarato il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Mammì, perché legge finanziaria e bilancio siano approvati entro la fine dell'anno, evitando l'esercizio provvisorio. In Commissione a Montecitorio sono stati approvati alcuni emendamenti volti ad attribuire maggiori stanziamenti agli enti locali, alle unità sanitarie locali e al Fondo Investimenti e Occupazione per un totale di 1.500 miliardi che saranno disponibili in virtù di un prestito internazionale e di adeguamento di bilancio. Resta quindi invariato il tetto del disavanzo pubblico. L'approvazione della legge finanziaria entro dicembre, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Forlani, sarà un fatto molto positivo che potrebbe anche segnare una tendenza più costruttiva nel rapporto fra maggioranza ed opposizione. Per il socialista Tempestini la possibilità di rispettare la scadenza di fine anno rappresenta una prova di credibilità del governo.
Il capogruppo comunista Napolitano ha affermato che è interesse del Parlamento evitare l'esercizio provvisorio, ma non si possono accettare leggi intoccabili. Le modifiche approvate in commissione non sono trascurabili, ma sono pur sempre contenute in limiti ristretti. Resta perciò intatto, ha concluso Napolitano, il giudizio negativo del Partito Comunista sulla manovra economica del governo. 9 ergastoli, 6 condanne a oltre 30 anni, 7 assoluzioni, piena applicazione della legge sui pentiti. Questa è la sentenza emessa al processo di Torino contro 134 terroristi di prima linea dopo 11 giorni di Camera di Consiglio e 6 mesi di dibattimento. Carcere a vita per Maurice Bignami, Susanna Ronconi, Sergio Seggio, Silveria Russo, Liviana Tosi, Roberto Rosso, Francesco D'Ursi, Diego Forastieri. 8 anni a Marco Donat-Cattin, qui in immagini di repertorio, al quale è stata concessa la libertà provvisoria ma che dovrà restare dentro per altri reati. 5 anni a libertà provvisoria per Michele Viscardi, che deve rispondere di 4 omicidi. 7 anni a Roberto Sandoro, il primo pentito di prima linea già in libertà. È sempre in sala di rianimazione l'ospedale San Carlo di Milano, Gerhard Wanninger, il tifoso austriaco aggredito durante la partita Inter-Vienna. Oggi sono stati diffusi gli identikit degli aggressori, 3 ragazzi dai 16 ai 22 anni. La direzione dell'Inter ha offerto 50 milioni a chiunque fornirà informazioni utili ad arrestare i 3 giovani. Luciano Papini, l'impiegato dell'Alitalia che il 5 settembre di 2 anni fa uccise il nipote Sandro, gravemente handicappato, è stato condannato a 4 anni di reclusione e ha ottenuto la libertà provvisoria. Il pubblico ministero ha già annunciato il ricorso in appello. Papini ha accolto la sentenza esclamando: «Ho fiducia negli uomini e nelle istituzioni». Per la seconda volta in 6 mesi il circo Città di Roma è rimasto senza tendone e attrezzature. Una violenta raffica di vento ne ha abbattuto le strutture a San Lucido, in Calabria. Al circo lavorano 90 persone che non hanno più i mezzi per rimettere in piedi la carovana. I liberali chiederanno l'immediata convocazione dei 10 parlamenti nazionali della Comunità e del Parlamento europeo per organizzare la risposta delle forze politiche al fallimento del recente vertice di Atene. La proposta avanzata ieri da Zanone è stata accolta oggi a Monaco dal congresso della Federazione dei Partiti Liberali e Democratici Europei, cui aderiscono in Italia repubblicani e liberali. A Long Beach, sede dell'industria aerospaziale McDonnell Douglas, festeggiata oggi la consegna del primo DC-9 Super 80 all'Alitalia, presenti i dirigenti dell'IRI e dell'industria americana. In base a un accordo che dura da 15 anni, l'Air Italia costruisce parte di questi velivoli. L'austriaco Hans N. ha vinto in Val d'Isère il supergigante del Criterium della prima neve, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Al secondo posto lo svizzero Pirmin Zurbriggen e al terzo lo jugoslavo Jure Franco. L'elvetico Franz Heinzer si è aggiudicata la combinata e conduce la classifica della Coppa del Mondo con 65 punti. Domani, 12ª giornata di andata del campionato di calcio di Serie A. Gli incontri che polarizzano l'attenzione degli sportivi sono Udinese-Juventus, Torino-Verona e Inter-Fiorentina. Di notevole interesse anche Napoli-Lazio e Genoa-Catania. Accordo per il contratto dei posttelegrafonici, l'hanno raggiunto le organizzazioni sindacali durante l'incontro di oggi con il ministro della funzione pubblica Gaspari. La ratifica del contratto avverrà lunedì pomeriggio. Lunedì e martedì era in programma uno sciopero dei posttelegrafonici che è stato sospeso. Grazie all'ascolto, buona serata, più tardi con TG2 stanotte.